new, incredible, amazing experience. New, incredible, amazing experience. Questa me la fai vedere però dopo. Fatto vedere quello degli Orgonauts che abbiamo girato di notte. Quello l'abbiamo fatto con il DVC Pro 50 e con una Sony HDV. E fondamentale è stato un carrello per fare quelli Dolby. Sì, Dolby. E io mi cagavo in mano perché lì tutto era in mano al direttore della fotografia. Il direttore della fotografia che sbagliava le luci. Ma voglia il tempo produzione a cercare di sistemare la cosa. Di immagine sgranata. No, beh, lì ho capito, avete usato, cioè, DaVinci Pro 50 va bene, non so, di notte, un mini DV di notte. Non sarò cazzo. Non, insomma, usarlo... Scusa, ho trovato molto interessante l'XL1 di notte. L'XL1 di notte non va bene. Perché funziona particolarmente bene con il problema. Dove con la luce. Tutto con la luce. Avevo uno stagista a cui ho dato in mano questo XL1, intanto lo portavo in giro e gli dicevo guarda fai quello, fai quel secchino, fai quel cammino, cioè, non fare la parola. Thank you.
usato una Steadicam, così i movimenti erano più fluidi. Sei stilico. Io sono stilico. No, c'è un micro. Con il corpetto da... Thank you.
Mauro Baudi è pregato di recarsi. Eh beh, sì, qua è dove eravamo stamattina, rimbambito, guarda dove sei. Oh, cioè, non avete capito, io vi ho detto che vi portavo a destinazione con i soldi del bagno. Ieri vi ho speso 3 volte di più, e eravamo più vicini. No, va benissimo. No, no, va bene, non è un problema, ci mancherebbe. Perché già stamattina per arrivare qui un po' avevamo camminato. Porto perché poi a te piace lecchiarmi la luce sporco. Io mi ricordo che una volta uscivo e dicevo ah che figata che mi porto in giro la Paola. Direi che stavolta mi devo essere persa qualcosa. Va bene, ma tu sei la nostra copertura, noi in realtà siamo insieme da anni, scusa, non ho mica capito. Non l'avevi capito? È proprio de coccio, per spicacia poca. Perché poi nella classe di Bratella non c'entravi se non davi prova della tua omosessualità. Era una classe rigidamente omosessuale. Dove ancora si praticava il rapporto maestro-discepolo come nell'antica Grecia. O Erominos, Erostemos. Erotto. No. Erotomanes. Erostemos. Erotaban. Erotaban. Eurotraban.
faccio una corsetta con saltino. Ecco, bravo. Vai. Aspetta, però devi tenermi la borsa. Decidetevi, eh. Ma sei più femmina di una femmina, dai, quando fai i video ti dici, si muove, fa vedere il capezzolo col piercing. Beh, è quello, quello ambientato sull'isola, che lui nasce, nasce dall'acqua, sì. Manco fosse una Venere nera. Beh, lui si sente una sì, lui senz'altro mi sento un. È ricco di famiglia? Sì. Lenny è figlio di un produttore. Sì. Erano in classe insieme Lenny Kravitz, slash The Guns N' Roses e il nipote lì di Brian De Palma. Di? Coso? Nicolas Cage. Era in classe con Lenny Kravitz e con slash The Guns N' Roses. Sotto che classe? Beh, anche noi potremmo dire che eravamo in accademia con Bratella, Paolo Robaudi. Paolo Robaudi, già conosciuto come The Mind, o Remind. O Remind. Lo chiamavamo Remind. O Remind. No, sono sempre uguali, solo che noi andiamo indietro nel tempo. No. Andiamo indietro nel tempo. Andiamo avanti con le ore, non indietro. No, andiamo indietro. Andiamo indietro. Sono 2 ore? Cosa? No, andiamo avanti. Sono 2 ore in più, eh? Sì, 2 ore se andiamo avanti. Guadagniamo. Vabbè, comunque tanto il gap è talmente elevato che non sarà un pacchettino a riportarlo in pari. No, che mangia cosa indovina? Noi mangiamo al ristorante. Che prendi?
secondo me è poco, perché tra un po' gliela sfascio. Allora, quindi iniziamo. Il backgammon si gioca in due su di una tavola dotata di 24 triangoli o punte e è divisa in due parti uguali da una striscia o da una sponda. Scopo del gioco. Ogni giocatore è dotato di due dadi e di 15 pedine e vincerà chi per primo riuscirà a muovere lungo il percorso prescritto e poi a toglierle tutte dal campo di gioco. In puro stile americano, eh. Riesco a girare il collo a 360. Билеты на отличный фильм «Лифт» называется он, и будем смотреть его радостно. Фирма «Атекс» предоставляет услуги по оформлению автотранспорта, регистрации, снятию с учета, оформлению купли-продажи, консультации по проблемам, связанным с оформлением автотранспорта, а также все виды автострахования. Фирма «Атекс», улица Калинина, дом 15, старое здание милиции. Телефон 227-46. 227-46. Мы работаем без перерыва и выходных. Информация. Бутик «Тринити» предлагает сезонные скидки до 20%. Торопитесь. Наш адрес. Торговый дом «Прогресс», второй этаж. Реклама.
Любимые номера – это всегда звонки с большой скидкой. А у абонентов тарифа первый любимых номеров больше. Ведь теперь все номера МТС – любимые. Сделай все номера МТС любимыми. Переходи на тариф первый, подключай услугу номера МТС и говори внутри сети на 50% дешевле. Звони 05906 и подключайся. Подробности в салонах, магазинах МТС и на сайте mts.ru. Все номера МТС любимые. È un po' sempre il Raskolnikov. Ti è andata di culo, eh? Metto gli occhiali? Parto dai Lamponi, poi prendo la macchina fotografica, guardo e poi ti scatto guardando in camera. Sei pronto? Ok. Cazzo, stavo facendo una scena. Sei pronto? Allora vado, tiro fuori la macchina fotografica e faccio la foto. Anzi, allora parto di nuovo dalla... Allora, cosa ne pensi? Fammela finire. Ok, ma l'insieme? Non lo so, c'è qualcosa che mi sfugge. E poi perché hai scritto proprio quelle parti? Non capisci un cazzo. Sì.
Vattene! E non mi toccare via con i piedi! Non sei capace di capirmi! La prendo a botte e la faccio uscire dallo scompartimento. Tu sai, vabbè, non devi dirlo a me. Cioè, ah, è proprio... Sì, così. Figata. Parliamone. Basta! Vai! Esci da questo scompartimento! Adesso così troppo. Faccio quello un po' sconvolto dal. Da quello che è avvenuto. Ma non devi dirlo a me, te l'ho detto, rimbambito. Ma perché non sono abituato a lavorare in presa diretta? Fai, agisci. No, ma così va bene, al riposo del guerriero. E la donna, e sulla donna cade l'oscurità. Storia di Robinson Crusoe. Ma Robinson Crusoe non mangia altri uomini. Perché nella storia non ce li ha messi. Appunto, quindi non ci sono. Però lo farebbe. Bello se gliene dessero l'occasione. Carviana, carviana, tu stuprello umana, subana, comunque Interzone è fantastica. Cioè, è quella che ha prodotto più robe in italiano di Ballard. Ah. Beh, adesso è tutto in mano. No, beh, era Mondadori, era Urania di Mondadori che ha fatto. Beh, io le robe che ho letto di Ballard, non tutte, alcune sì, anche di Urania, però erano di Interzone. No, ma è perché... non lo so, probabilmente poi hanno... Adesso sta ristampando tutti questa... tutto questa... questa un'altra casa editrice, mai sentito? Fasetti, Fasol. Se ne va uno, eh? Sì, beh, era il meglio dei tre e basta. Che cazzo? Che bella questa. Ho vinto. Bella. Questa è una favola.
io sono uno simmetrico. No, bevo un tè, va. Mi avrei detto che tu fossi più asimmetrico. Invece no, sono tipo preciso. Sei un tipo preciso. Guarda che carina la venditrice di mangime. Guarda se questa no, chi ti ricorda? Chi? Ci facciamo fidanzare con questa nostra amica. Elena? Verena, anche lei è una tipa precisina. Così ti metti d'accordo con lei. Ok, hai ragione. Assolutamente. Vengo attratto dal doppio. Dalla peculiarità. Lo specchio, sei un narciso. Sì, assolutamente vero. Storpio, il tipo storpio. Che buono. No, ma dai, non si può giocare così. Ragazza analogico contro quello digitale. Gnam gnam. Che buono papà. Ma che cazzo è? Un magna magna continuo? Perché? Io sono obbligato per forza a farti mangiare sempre. Sì. Hai capito come funziona? Io mangio e tu ti fai mangiare. Papà, com'è buono. Asia.
nella mosca. Ci sono, parlate fra di voi. Se tu il regista parli come io, non ci sono, sono qua che vi riprendo. Dovete riprendete appunto il discorso di prima. Ti camuffi un po' con la tenda, però. Ma tu credi che qua ci sia parecchio buco nell'ozono? Non lo so, perché ho visto che c'era un freddo. Anch'io l'ho visto. Era vicino alla statua di Lenin. È vero, c'era qualcosa che veniva una luce, poi entrava una luce che picchiava sulla testa di Lenin. Sembrava quasi un miracolo. Ci hai fatto caso? No. Io l'ho visto sopra il centro commerciale. A Figaro, quindi due buchi. Certo che per l'internet caffè. Bella. Però non capisco il perché non si potesse fumare. È un peccato. Non c'è il caffè. Sì, però si può fumare ovunque, perché non lì. Ecco, ci potremmo fumare una sigaretta. Com'è allora? La sigaretta? No, non lo dico. No. Ma è carina. Ma non è, cioè, una storia. La storia sua. La storia sua? Davvero? Sì. Cioè lui? Scrive. Che scrive, ma non che è lui il protagonista. Lo stai leggendo tu. Non è una storia vera. Capito, ma cioè. C'è un dialogo, fra sordi e ciechi. Ma secondo te il regista può intervenire? Solo in Woody Allen. Il regista può intervenire visto le minchiate che dite. Uno ti chiede suggerimenti, tu non li dai. Come uno ti chiede suggerimenti, tu non li dai? Insomma, la vita è fatta anche di parole. Ma tu comunichi con lui in questo modo? Parole. In che modo? Lo senti? Beh, io sento un ronzio, sì, ogni tanto. Una voce fuori campo. È lui. È lui? Sì. Woody Allen? È lui. È lui che parla con te. Lui chi? Lui, chiamalo come vuoi, ma è lui.
chiamo Bond. Cioè, neanche... Taglia. Comunica con me. Escludila, non ha senso. Oh, ecco. Dimmi qualcosa. Cara, ti amo. Sara. Vabbè, così non si va a Cannes, no. Però. No. Ma scusa, ma tu ma non è un soggetto, a Venezia. Ma non dici niente. Ma come un soggetto? Un soggetto... Cioè... È il soggetto. Ma hai fatto stop. No. Stai continuando a riprendere, sì. A cazzo. Eh sì. Facciamo fin così alla cazzo, come viene fuori. Ci vuole... L'importante è il cazzeggio. Da qui ce n'è tanto. Qui ce n'è tanto. Diamolo. Vediamo la videocamera. Perché non rapiniamo una pompa di benzina? Perché ne avessi visto una di pompa di benzina in questo cazzo di paese. Sai che è più facile trovare il petrolio grezzo? Ecco, il liquore si trova facilmente. Rapiniamo, però non vale niente. Ma secondo me qualche rublo lo facciamo. Con quello possiamo mangiare. E soprattutto nel negozio di liquori possiamo bere. Possiamo prendere degli alcolici, facciamo dei soldi e con questi soldi andiamo in giro. Oppure ci sono quelle cazzo di tavole calde dove vanno a mangiare questi russi. Questi russi si riempiono la pancia e bevono vodka fino a star male. Lì non è certo un posto di eroi. Noi arriviamo, entriamo, tu tiri fuori la pistola, io prendo i portafogli e vedrai che tutto andrà bene. Ok. Lo facciamo? Certamente. Lo facciamo. Chiudi e inizio di Pulp Fiction. Carine. Bellissime. Arti carine. Non sono finiti 10 minuti? Dai, non ti metti a fare Uma Thurman. Ma non è che proprio ci assomigli? Non so, allora fai Anna Mazzamauro, dai. Anna Mazzamauro. Basta. Basta. Ereditata da una bisnonna? Sì. Questa scarpetta era di... era tua bisnonna. Che la diede a tua nonna. Potremmo fare tipo una soap opera. La scarpetta era della mia bisnonna. Tu dici. E io dico, la scarpetta era della mia bisnonna. Andiamo avanti 3 ore così. E abbiamo fatto la soap opera. Tra l'altro la tua nonna. Bisnonna. Mi hai sempre detto che sarà stato tuo nonno. Ho sbagliato. Ah, Cleonidici, la verità. Tu mi menti sempre. Mentisci. Mi menti. Mentisci. Perché sei una demente. Senti, Igor. Questo è il tuo vero nome. Igor. Eri te in Frankenstein. Ero io. Ma adesso non lo sono più. Figlio di Igor? No. Ma tu questa cosa la devi tenere accesa ancora per tanto?
l'hai tenuta bene. È ereditata da una bisnonna? Sì. Questa scarpetta era di... era tua bisnonna. Che la diede a tua nonna. Potremmo fare tipo una soap opera. La scarpetta era della mia bisnonna, tu dici. Ma la scarpetta era della tua bisnonna? Okay. E io dico, la scarpetta era della mia bisnonna. Andiamo avanti 3 ore così. E abbiamo fatto la soap opera. Tra l'altro la tua nonna? Bisnonna. Che non dici la verità. Tu mi menti sempre. Mentisci. Mi menti. Mentisci. Perché sei una demente. Senti, Igor. Questo è il tuo vero nome. Igor. Eri te in Frankenstein. Ero io. Ma adesso non lo sono più. Perché avevo un po' discusso con degli ufficiali. Vabbè, comunque ho detto che il lago Baikal appunto bisogna bere almeno 1 litro di vodka prima di buttarsi. Vi farò vedere che anche senza 1 litro di vodka mi butto lo stesso. Paolo? No. No. You? You? Name. My name? Paolo. 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 My name? Sergei. Paolo. Francesco.
Francesca. Francesca. Интересно. Girls, girls. Francesca. Man. Francesco. Francesco. Come Paolo. Paolo, uomo, maschio. Man. Paola, woman. Woman. Yes. Це понятно. Обалдеть. Woman. Woman. Yes. Francesco. No. Man, Francesco. 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 Woman. Woman, Francesca. Francesca. K. Да, sono uomo. Sì, forse, non lo so. Bottiglia. Italiana? Italiana? Bottiglia. No. Vodka. Vodka. Russia? Vodka. Vodka. А итальянская? Vodka. Тоже водка? Да. Дом. Home. Home. Английский home. Итальяно. Casa. 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 Это home. Home. Yes. Дорога. Дорога. Trees. А, дорога. River. In English. River. No, river. Mi sa che dice binari. Ah, дорога. Binario. Binario. No, дорога che no, guarda che дорога sono gli alberi. No. A strada, strada. 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 Yes. Street. Yes. Street. Yes. Street. Yes. Street. 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 Дорога. Street. Даруга. Даруга. Стрит. Ю. Италия. Стрит. Страда. Страда или стрит? Все. Все. Страда. Russian. English. Italian. Окей? Даруга. Даруга. Russian. Даруга. Стрит. Стрит. Страда. Это английский. English. English. Стрит. А итальяно? Итальяно. Страда. Страда. So, yes. This is it. Okay, allora. You are Russian. Russian. I am English. Okay? Ah. And Paolo, Italian. Будь здоров. По-русски, Russian. Russian. Good. 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 Good, buono. You? Mm-hmm. Okay. Будь здоров. Будь здоров. You? Forte. Forte. Strong. Yes. Yes. Strong. Yes. Strong. Yes. You. Strong. Russian. Russian. English strong. Yes.
Italian, forte. Are you English? Yes. Paolo, Italian. Yes. Are you English? No, now, for example, I am Italian, but now, for... Mosca con la regina, col pedoncino, una cazzata. Ah sì, sì. Come è venuto, scusa? Bellissimo. Venuto fuori il tuo meglio.
Ilvanata! Facciamo diventare una zoccola uzbeka. Ma anche questa qui, come gli è venuto in mente di propormi sto biglietto? L'ho visto dopo. Questa qua. Che l'aveva fatto. Che cazzo gliene frega questa? Cioè secondo te? E ormai ha capito un po' le proporzioni. Appunto, no, ma dico, è la classica tecnica di chi non fuma. Se fumasse le comprerebbe, ma siccome non fuma le scrocca. Ecco. Un po' come chi sa lavora, chi non sa insegna. Chi non fuma le scrocca. No, casomai è chi lavora fa l'amore e chi non lavora si attacca. Questo non l'ho mai sentito, solo te potevi conoscere questo detto. Viviamo in una nuova dimensione. Ah, è per quello forse che non lavora. In 30 anni è cambiato tutto. Una volta era un vantaggio lavorare, adesso è uno svantaggio.
Solo che chi lavora c'ha i soldi per comprarsi le sigarette. Chi non lavora le scrocca. E dà una possibilità in più di conoscere altre donne, no? Chiaro. Ah, giusto. Con cui poi sì. Ma a meno che non fanno tutti come Francesco, che quando uno gli chiede una sigaretta lui dice no. No. E no, tu lavori. Io non farò l'amore, ma mi compro un casino di sigarette. Vorrei, cioè, eviterei, ma d'altronde devo prendere le sigarette alle gambe, tu non ti depili. Cazzo, in viaggio. Ho capito, sempre le solite. Dice anche loro si sono innovati. Non so se tutti, però ormai quasi. Secondo me potresti trovare in Mongolia, secondo me potrebbe essere una zona dove piace. La scambiano per una cavalla. Sì. Che simpatici. Già in Cina non funziona più il discorso. Vuoi fare anche il piede zozzo? Vedi la scella? Lascia la pizzata. È pelosa. Cacco al naso. Niente, non caghi da 10 giorni, cazzo che schifo. Ho detto al naso. Sì, no, ho pensato al totale. Vabbè. No, io sto anche qua a dormire. Io no. Alle 8.
cosa c'è là fuori? Niente. Cazzo. Beh, minchia, c'è la roba hacker, puttana. No, no, minchia il biker. Ma che cazzo è, secondo te? Questo è il biker. Secondo te cos'è? Ma no, è qualcosa altro. Ma cosa sta facendo? È un giorno che viaggiamo, come cazzo minchia, fa? Minchia, 20 all'ora. Questo è il biker, però. Ma no. Che cos'è? Cazzo. Ma non c'è niente. Non capisci dove stiamo fando. Questo è il lago Baikal. O è il lago Baikal oppure abbiamo cambiato dimensione. E allora a quel punto potremmo essere anche nel periodo romano, tipo nel 520 avanti Cristo. E questo potrebbe essere invece. Questo? Quello? Lo costeggiamo? Quello? Quello? Questo? Quello? Quello? Cazzo, qua ci sono fila prossima? Quinti? La stessa fatta duplicata a 100.000 watt. Perfetto. Sorta di loop, allora come hai fatto? Come hai fatto? Imbecille, come hai fatto? Ma come imbecille? A chi? A te. E perché? Dopo te lo faccio vedere. C'è una funzione. Ma dove sta? Dentro il menu. Menù. Vai. Ah,
Adesso c'è il mondo. Fatto con un 200. Questo è già Moldavia? Sì. L'ha cambiato la banda? Dovrebbe dire, non vedo tutto. Cinesi, sembrano incrociati con brasiliani. E poi ci sarà la Tsingtao Beer, quella che beviamo sempre al ristorante cinese. Sarà tanto ricco. Tanto ricco. Riso col sorriso. Ci sta per l'elettricità, sì. E sono senza un workout. Allora, mangiamo o fate solo sport con la bocca voi? Ma che ne sono? Perché tu con cosa mangi? Con la bocca no, ma voi fate solo parole, parolame. Guarda quella lì. Vale. La prima mongola col telefonino, un po' fichetta che fa trendy. Ah. Che carino questo, mi piace un casino. Sono le 8:30. Non c'è il momento. Vedete voi, lo so. Sì, sì, sono d'accordo. Arriviamo a questo. Beh, ci sono le fame, vai a farti un giro. Si mangia. Alla Bedilla. Appena cambia inquadratura arriva. Non ti posso credere.
Sembrava una sitcom. C'è anche le risate di sottofondo. Lo diceva anche mia madre che ero un figlio di puttana. Un hijo de puta. Bastardo. Stai attento, burocrate del cazzo. Bastardi miei cari. E io vi brucio le case, vi stupro le mogli, vi decapito i bambini. Di solito egoisti e egocentrici. Dite che siamo tutti figli del consumismo e voi siete dei bastardi spreconi, schifosi, solo per voi. Cosa credete? Che il mondo sia in mano solo al rozzo potere? Sì, della forza bruta. Della forza bruta, schifosi. Morirete nella vostra cacca. Voi morirete nella vostra cacca in Siberia. Brutti tatuati, grugnosi. Con il manganello infilato fra le chiappe. Siete ancora all'uomo di Neanderthal. Non avete avuto evoluzione. Siete ancora una specie primitiva che deve difendersi con le mani. Fate comodo ogni tanto, però solo ogni tanto, bisognerebbe accendervi e spegnervi. Ma presto la scienza riuscirà a farlo. Mi porto subito che faccio il funerale di fa benissimo, ti rimette a posto lo stomaco. E poi? Perché è l'acqua calda con le cremine che metti dentro, il dado e
pezzettini di sedano, di carotine, di rovine. E il sapore è buono, e si mangia bene e ti sembra di essere in loop in terzo. Scritturare a labbra giovinelli a te. Ma non si può rivedere da quella macchina qui? Non si può. Pare che si possa. No, non si può. Si rovina la testina. Sembra uno di quei personaggi di Besson, Il Quinto Elemento. Sì. Ceribita. Pensa, se Pechino è così, chissà Shanghai. So cold. Yeah.
Vabbè no. Peccato sta luce del cazzo. Un aquilone di speranza in piazza Tiananmen. Andiamo nella città proibita.